D'Agostino, che è nuovamente con noi, collegato. Buonasera, D'Agostino. Buonasera, buonasera a tutti. Oggi un gol di Saba nella prima frazione, poi non si riesce riaprire questa partita. Ci sono state occasioni? Come è andata la gara oggi? No, guardi, io non sono stato a Trevina, quindi ho saputo qualcosa, che dice che abbiamo avuto qualche occasione nel secondo tempo. Nel primo tempo abbiamo giocato sicuramente male, è stato riferito così, e poi abbiamo sbagliato qualche gol che diciamo anche a porto vuoto, mi hanno detto, però non lo so se è vero o no. Sì, e quindi questo insomma anche ormai un po' così. Il girone di ritorno è iniziato così, sta andando così, si sta peggiorando la classifica, siamo purtroppo coinvolti anche noi adesso in zona quasi play-out, perché 5 punti sono pochissimi, sono un distacco diciamo davvero poco, sì. Quindi la situazione si sta mettendo davvero male. Due punti in 6 gare, è chiaro che qualcosa non sta funzionando, non può essere solo il problema del famoso attaccante che manca, diciamo, a questo punto. Non so che è successo nello spogliatoio, non so che sta succedendo, non so, noi non capiamo più nulla. In ogni caso, lei sicuramente adesso mi farà una domanda. La faccio io o la fate voi la domanda? Vabbè, sei in gioco il tecnico, perché è chiaramente lui è un po' in discussione da un po' di tempo. Era chiaro che già settimana scorsa lei aveva mandato in qualche modo qualche messaggio. Abbiamo mandato qualche messaggio, però mi sembra che non sia stato recepito. Sì, in ogni caso, lo dico adesso in diretta, il mister ha dato anche la disponibilità di farsi da parte, l'ho sentito poco fa al telefono, adesso ci dovremmo vedere tutti insieme alla società, tra il presidente, il dottore De Mattesi, io e altri dirigenti, valuteremo la cosa migliore, ecco, sì, per il bene della squadra. Sì. Quindi insomma sarebbe disponibile anche a dimettersi in questo caso, diciamo. Si sarebbe anche detto, per il bene della società, per il bene della squadra, io sono esposto a tutto, quindi non. Ecco. Vabbè, c'è già settimana scorsa lei diceva c'è ancora Franceschini che è un nostro tesserato. Certo, lui è tesserato con noi, Franceschini. Quindi è un'ipotesi che insomma possa pure tornare lui in panchina. Non lo so, guardi, questo non posso dire nulla perché dobbiamo valutare, è chiaro. Dobbiamo valutare più serena. Purtroppo la situazione, 7-8 domenica fa si parlava dei playoff. Oggi bisogna guardare i play-out, è chiaro. Oggi dobbiamo guardare i play-out, ma poi la cosa che ci preoccupa è come si esprime la squadra. La squadra non si sta esprimendo bene, non dà il massimo. Non sappiamo di chi è la colpa, onestamente. Quanto che sia della società, può essere della guida tecnica, può essere dal preparatore atletico, può essere dei calciatori. Non si capisce. O si dà una scossa, vediamo. Adesso ci sono nascoste. Vabbè, prossima ora insomma diranno qualcosina, e soprattutto vabbè, a parte il futuro della panchina, bisogna capire se si riuscirà a dare anche un'inversione di tendenza a quelli che sono i risultati, indispensabile chiaramente in questo momento. Sì, poi domenica prossima giocheremo con la Gireale, quindi un'altra partita difficilissima, anche se giocava in casa. Oggi si poteva fare qualche punto a Torino, perché mi hanno detto che la squadra del Torino non è che era una grande squadra, quindi non lo so che sta succedendo, purtroppo sta girando così male. E io onestamente, sai com'è, per umanamente dispiace del mister, perché è una persona preparata, una grandissima persona, un bravo allenatore, però qualcosa si è rotto forse anche tra noi e lui, sì. Perché sin dall'inizio del ritorno della partita di Biancavilla, ricordo, c'è stata un'intervista, non so se su Stadio Radio, su altri canali. Su altri canali da parte del dottore De Mattesi, il ministro che un pochettino se l'ha presa, doveva stare solo in silenzio dopo la partita che abbiamo giocato collegata in casa che abbiamo vinto, e di là si è rotto qualcosa, perché come società noi abbiamo anche il nostro diritto di esprimerci e dire come la pensiamo. Certo, loro, è normale. Sono, cioè, loro lavorano con noi, dovrebbero lavorare, fare risultati senza poi criticare quello che dice la società.
Vabbè, poi a parte questo ci sono proprio poi i risultati che chiaramente non sono arrivati. E questo... I risultati che hanno dato torto al mister non a noi. Quindi... Esatto. Però io, per noi è un grande professionista, l'ha dimostrato fino a poco fa, perché ha dato la disponibilità anche a dimettersi. Certo. Vabbè, arriva una fase anche importante, è vero che c'è la Cireale, però chiudete il campionato con squadre che chiaramente metteranno anima e cuore in campo, perché sono squadre che... No, non è così, guarda, non è così, è un campionato difficile per la Serie B. Sì. Non ti regala niente nessuno, quindi il campionato per noi si è messo difficile, è difficile. Io l'ho capito nella prima partita del girone di ritorno, là ho capito che c'era qualcosa che non andava. Beh. Ho visto i ragazzi svuotati, ho visto una situazione davvero che non è cresciosa. Bene, grazie D'Agostino per l'intervento. Speriamo che, insomma... Io stesso la domanda che dovete fare voi, sì. No, vabbè, ci stavamo arrivando alla fine, non è che era un argomento che bene o male ha tenuto banco nell'etere, no? Non siamo così genuini, non è che le mandiamo a dire le cose sì. Senza... Diciamo che tra radio, TV e web si è capito, insomma, che c'è stato uno strappo con il tecnico e che chiaramente si attendeva anche una risposta sul campo, non è arrivata, era quasi appunto. Poi attenzione, magari perché il tecnico che non ha colto, sì, magari ci sono pure anche altri aspetti all'interno dello spogliatoio. C'è l'alibi dell'attaccante che è partito, però l'alibi fino a un certo punto. Quando si sbaglia a porto vuoto, quando azioni facili diventano difficili, quando non c'è tranquillità, quando si gioca, c'è qualcosa che non va. È chiaro. Quindi...